Nella Medina di Fes c'è una strada così stretta che viene chiamata la strada per uno soltanto. È la via d'ingresso al labirinto lungo e buio. I muri delle case danno l'impressione di toccarsi in alto. Si può passare da un tetto all'altro senza sforzo. Anche le finestre si guardano e si aprono sulle reciproche intimità. Se ci si può infilare una sola persona per volta, è ovviamente escluso che ci possano passare gli asini, soprattutto se carichi. Si racconta che gli innamorati vi si davano appuntamento. Ciascuno la imboccava da una parte e quando arrivavano in mezzo non si cedevano il passo e trovavano in questo gioco l'occasione di toccarsi. La donna ingellava, velata. Si metteva una mano sul pube, l'altra sul petto. L'uomo, di fronte alla donna, si fermava per un istante, fino a sentire sul suo viso l'alito dell'amata. La strada per uno soltanto diventava allora l'appuntamento nascosto dei baci e delle carezze rubate. Il luogo dove i corpi amanti si strusciavano, dove gli occhi si trasfondevano nello sguardo dello sconosciuto. Altri sguardi, nascosti dietro le gelosie, spiavano quegli incontri. Scarno, radeva i muri con la sua orizzontalità rigida e interminabile, mentre un uomo filiforme camminava e la sua testa oltrepassava i tetti piani,
illuminati da una luce forte. La cosa migliore era osservarli dall'alto, dalla terrazza sul tetto. Vedevo delle teste così piccole, capocchie, di spillo, deambulare su gambe così sottili. La strada per uno soltanto era diventata la strada per parecchi e gli animali potevano pigramente percorrerla come seguendo un filo tra due punti sconosciuti. Quella strada è ben radicata nella mia memoria, come un ricordo vivo. Ne parlo spesso, anche se in fondo è insignificante, è insignificante, è insignificante, è insignificante.